Buongiorno a tutti, da Sanni, non so se mi vedete, sono qua giù. Allora, come vedete, qui abbiamo una scacchiera in cui tutte le pedine sono già disposte nei loro posti. Allora, immaginatevi una grande scacchiera, un grande pavimento bianco e nero in cui le pedine sono gli youtuber e tutti i loro fan. Allora, io avrei voluto che questa partita di scacchi particolare fosse giocata oltre il cancello dalla Sanni, cioè da me. Però, siccome la partita di scacchi è voluta da quel signore con lo scaldacollo che si chiama Claudio Cavaradossi, allora questa partita si svolgerà in una grande loggia massonica. Allora, questo signor Cavaradossi, che non è Sergio Carletto, si è detto, però è come lui simpatizzante, credo, del PD, e bonariamente l'hanno richiamato, ribattezzato il massone. Allora ho pensato che questa partita si svolgesse in una grande sala con un grande pavimento a mosaico simile ad una loggia massonica. Quindi mi dispiace, ma questa partita non si svolgerà tra i prati e la luce del sole e le farfalline e gli uccellini, ma si svolge all'oscurità di una stanza un po' esoterica. Allora, infatti vediamo che questo, scusate la porta, vediamo questo pavimento a scacchi, cioè questi scacchi appunto bianchi e neri, questo pavimento a mosaico, lo rivediamo infatti nelle logge massoniche. È infatti un grande simbolo della massoneria e rappresentano il bene e il male. Il bianco è il bene e il nero è il bianco, la luce e ombra, questa contrapposizione. Questo pavimento lo ritroviamo anche al primo piano del Tempio del Re Salomone e poi lo ritroviamo anche nella cattedrale di Notre Dame di Parigi, voluta, si pensa, dai cavalieri templari, che erano gli antichi antenati spirituali appunto dei massoni. Allora, poi questo pavimento a scacchi lo ritroviamo anche in alcune canzoni, in alcuni video musicali, per esempio di Fabri Fibra, Pronti, Partenza e Via, quella coda, firma, timbro, passa, coda, timbro, firma, passa, in quella canzone lì ritroviamo il pavimento a mosaico e anche in altre canzoni come mi pare Lady Gaga, insomma, così. Allora, questo gioco di scacchi è un gioco antichissimo e si pensa che provenga dal, cioè il suo antenato fosse il gioco Chaturanga, che non so se era di origini indiane o non lo so cosa. Benissimo. Allora, andiamo a vedere la nostra scacchiera da vicino. Allora, mi avvicino, scusate. Benissimo. Allora, qui vediamo i bianchi che rappresentano i Montesiani, vale a dire Matteo Montesi e i suoi fan, i suoi sostenitori, i suoi seguaci. Poi vediamo la parte più scura, che invece sono i Cavaradossiani, che sono Cavaradossi e i fan di Cavaradossi, cioè gli youtuber sostenitori suoi e poi alcuni fan. Allora, vediamo pezzo per pezzo, scusate se non mi vedete, vediamo pezzo per pezzo chi sono. Allora,
Qui vediamo il re, so se lo vedete. Il re è naturalmente, allora, re naturalmente bianco è Matteo Montesi. Allora, vediamo perché io ho scelto il colore bianco per i montesiani e il colore scuro per i cavaradossiani. Allora, ho fatto questa scelta perché, non tanto perché i montesiani rappresentano i credenti e quindi la luce, quindi il bene, quindi il colore chiaro, e i cavaradossiani con Cavaradossi che è eretico ed è ateo, e anche il massone fra virgolette, e quindi rappresenterebbe il male. No, non voglio fare, cioè non voglio dire che Cavaradossi è il male assoluto e Matteo Montesi è il bene, però ho fatto questa distinzione perché Claudio Cavaradossi è stato, scusate se non mi vedete, ecco. Allora, Claudio Cavaradossi è stato il primo ad attaccare Matteo Montesi, no? Non a caso lui dice sempre che lui vuole essergli una spina nel fianco continua, un po' come il diavolaccio, no? Il satanaccio lo fa, gli sta, ci sta sempre appiccicato a noi, no? Un po' come quel materiale verde del giocattolo anni 80, no? Lo Schifildo, che era quel materiale gelatinoso, no? Quindi un po' Cavaradossi sembra quel materiale gelatinoso che ti sta appiccicato addosso e non si riesce di levarlo, eh? Ecco. E quindi io ho pensato, ma non è che ti chiami Angelo, signor Cavaradossi? Dai, di la verità. No, sarebbe bella, no? Che questo diavolaccio si chiamasse Angelo, sarebbe il colmo, eh? No, vabbè. Continuiamo. Allora, quindi ho scelto il colore scuro per i... scusate la porta. Ho scelto il colore scuro per i cavaradossiani, appunto, proprio perché sono Cavaradossi è stato il primo ad attaccare Matteo Montesi e la parte, diciamo, lesa. Allora, si è detto il re dei bianchi, naturalmente è Matteo Montesi. Poi la regina, chi è? È la Sanni, sono io. Allora, non è la papera, perché lei è stata citata in maniera indiretta in questo gioco di scacchi. E poi perché lei è tutt'uno con Matteo Montesi, la sua ragazza, per cui ho pensato di metterla a far parte del re, perché il re sarebbe un po' tutta la sua famiglia, compreso il cugino Jonathan e il cugino Luca, eccetera, papà Zura, insomma tutta la sua famiglia. Per cui la regina, siccome io sono stata citata direttamente da quel signore là in tutti i suoi video, e poi sono l'unica donna, una delle uniche donne in questo gioco di scacchi, per cui io sono la regina bianca. Poi vediamo l'alfiere infante, ho pensato fosse Renzo Colameo, che è comunque un personaggio, questo vedete infante, appunto Renzo Colameo, perché è un personaggio molto importante nella vita di Montesi, insomma, nella vita come youtuber, intendo. Poi, allora, abbiamo il cavallo. Allora, il cavallo bianco è il nostro anonimo, spirito ribelle, spirito libero, che per qualche ragione lui è rimasto, diciamo, immune dalle regole della nostra società borghese, un po' ristagnante, un po' polverosa, un po' come il tavolo del signor Cavaradossi, che meno male nelle ultime video lo si vede pulito, perché sennò era sempre pieno di polveri, eh? Ma non è che lei si chiama Roberto, no, di la verità, la si chiama Francesco, se no Annibale, eh? Annibale, il terribile, con tutti gli elefanti, no, vabbè, scherzo, eh? Va bene, per me la si chiama Angelo, comunque. Allora, poi, una cosa anche.
Perché poi anonimo il cavallo? Perché è un po' come una ventata fresca, come le onde del mare, no? Vi ricordate un po' quella pubblicità del Vidal degli anni 60? Se lo ricorda, signor Cavaradossi, il Vidal, il Pino Silvestre, quella pubblicità del 78 in cui c'era quel cavallo che correva nella spiaggia, nel mare, bellissimo, no? Quella reclame per me è stata una delle pubblicità più belle della mia infanzia, e lo so che quell'anno lì, il 78, è stato un anno brutto per lei. Comunque deve riconoscere che quella pubblicità era molto bella, e quella appunto del bagno schiuma. E poi sempre in quegli anni ci fu quella canzone "Sciolgo le trecce i cavalli", anche quella parlava di mare, parlava di libertà, di ballo, eccetera. E poi anche "Il cavallo bianco" dei Mattia Bazar, un'altra canzone che andava sempre di moda a quell'epoca. Lei era appena adolescente, signor Cavaradossi, e probabilmente era un periodo molto brutto. Io invece sono un po' più piccola, perché io sono del 71 e lei credo sia del 66. E io non è stato uno dei migliori periodi neanche per me, insomma, andavo in prima, seconda elementare, comunque diciamo, non ci fu grandi traumi. E queste canzoni mi ricollegano sempre a quando andavo al mare, nell'estate, insomma, la mia infanzia. Ecco, e poi perché ho scelto il cavallo per il personaggio di Anonimo? Perché il cavallo, nel gioco di scacchi, ha un modo di spostarsi un po' singolare, per cui si può anche avere alcune sorprese, e infatti lui salta i pedoni, può saltare un pedone, infatti si muove a L. E per vincere a questa partita c'è bisogno di saper usare bene il nostro cavallo, per cui ecco perché ho scelto il cavallo. Andiamo alla torre, non so se la vedete. Allora, la torre, io ho scelto naturalmente Lisenok perché la torre è una pedina importante che si può giocare anche insieme al suo re, e facciamo la manovra dell'arrocco, per cui sicuramente è Lisenok. Bene, andiamo alla parte dei cavaradossiani. Allora, il re naturalmente è Claudio Cavaradossi. Poi abbiamo la regina, e io ho pensato a Iris Youth perché ho visto che è una signora, mi pare anche quasi della mia età, che commenta sempre sotto i video del signor Claudio Cavaradossi, e mi sembra molto di parte, e gli dice sempre bravo, forza. Mi sembra essere una signora che è operaia, ha detto che lavora parecchio, che torna a casa stanca, e lei ce l'ha con quelli che secondo lei sono truffatori e non lavorano, per cui poi mi sembra una delle uniche donne molto attive dalla parte di Cavaradossi, per cui io ci metterei appunto Iris YouTube. Poi abbiamo l'alfiere, che è Paul Scarlini, che è uno dei grandi fan di Cavaradossi, anche lui molto attivo, è un toscanaccio come me, l'alfiere. Poi allora il cavallo scuro, non so se lo vedete, uffa, aspetta, vabbè, il cavallo, io avrei scelto Bunkerino Kaboom, perché lui vuole sempre imitare Anonimo, infatti ha la sua stessa maschera, però è il suo antagonista adesso, è il suo nemico numero uno, e quindi meglio che scegliere il cavallo Bunkerino, perché anche è giovane ed è un puledro rampante come Anonimo, quindi Bunkerino Kaboom. Poi vediamo alla torre. La torre, naturalmente Gabriele 79, perché ormai lo vediamo sempre
insieme a Cavaradossi e poi ormai non è più dalla parte di Montesi, anche se prima diceva di essere un suo amico. Ecco, così. Allora, aspettami, se no non mi vedete. Allora, questa è una partita già cominciata da 2 o 3 mesi. Lo scopo del gioco di scacchi, che è un gioco di strategie, lo sapete, è quello di fare scacco matto al re, checkmate in inglese. E per cui si deve fare scacco matto o a Matteo Montesi o a Claudio Cavaradossi. E come si fa ad arrivare a dargli scacco matto al re avversario? Dobbiamo metterlo nella manovra precedente, dobbiamo metterlo in trappola, dobbiamo intrappolarlo di modo di che se lui nella mossa seguente non riesce a rimuovere la situazione, ormai è finito e si fa scacco matto. Allora, poi ci sono anche gli attacchi agli altri pedoni, che per esempio il signor Cavaradossi nei suoi video mi ha attaccato, quindi scacco alla regina, anche se alla regina non si può fare scacco matto, però si può dire scacco alla regina, cioè uno degli attacchi, e infatti a me mi ha fatto scacco matto. Lo sa quando, signor Cavaradossi? Ora glielo dico. Allora, innanzitutto quando lei ha fatto quel paragone che mi sembra proprio un paragone giocare sporco, cioè un paragone perso in partenza, perché è come se io paragonassi lei, cioè gli do del lei, a Rocco Siffredi. Cioè, ma non è che si chiami Rocco lei, no, sarebbe bella la zia Bazzerocca anche lei, però insomma un paragone tra lei e Rocco Siffredi, insomma, perde in partenza, glielo dico subito, no? Quindi sì, lei mi ha fatto un attacco, però voglio la rivincita. Allora, un'altra cosa, un altro attacco che mi ha fatto, vediamo, quello, ecco, quello io gli straccerei il suo diploma delle medie. Quello è stato un attacco molto, molto forte. La povera regina stava quasi per essere messa a tappeto. Lo sa perché? Perché gli anni delle medie sono stati per me gli anni più belli della mia carriera scolastica, in cui io avevo un professore tipo quello dell'attimo fuggente, tipo capitano, oh mio capitano, ecco, era il professor Saffi, mi pare si chiamasse, che guardi, è stato uno dei più grandi e simpatici professori che ho avuto. Per cui, ecco, quello di dire io gli straccerei il diploma è stato proprio un attacco forte, scacco alla regina. Poi un'altra cosa che volevo dire. Allora, esulando dal gioco degli scacchi, gli vorrei parlare un'altra cosa, signor Cavaradossi. Allora, lei mi ha paragonato a Mary Poppins, ecco, lì sono stata contenta invece, perché mi pare che Mary Poppins fosse Julie Andrews, quella grande attrice che ha fatto anche quell'altro film, mi pare, tutti insieme appassionatamente. Ecco, io la considero una delle più grandi attrici, e poi Mary Poppins la considero uno dei più grandi film per l'infanzia, bellissimi. Infatti io sono d'accordo su quel modo, oh mamma mia sta porta, sono d'accordo sul modo di educare i bambini in quella maniera, con la fantasia, donando, no, il famoso penny che dovevano donare alla signora dei piccioni invece di metterli in banca, ecco, e io sono uguale, per cui ecco lì sono stata contenta e mi abbia paragonato a Mary Poppins. Poi un'altra cosa, allora finiamo, gli voglio dire una cosa, signor Cavaradossi. Allora, lei ha detto che i suoi figli non devono essere di serie B. È vero, certo,
Infatti anch'io sono concorde in questo. Tutti i bambini sono uguali, non ci sono assolutamente figli di serie A o figli di serie B, perché tutti i bambini sono sacri agli occhi di Dio e devono essere sacri anche agli occhi nostri. Per cui sì, gli do ragione. E poi i figli, i minori, anche in questo gioco di scacchi, attenzione, i minori non devono assolutamente prendere parte. Teniamoli fuori. E poi, a scanso di equivoci, io voglio che i vostri figli stiano, ma tutti dei figli di questi youtuber citati, anche di altri, e io voglio che tutti i figli siano felici con papà, con mamma, ok? Quindi a scanso di equivoci, e tutti hanno valore uguali, non c'è il figlio del principe e il figlio del re, va bene? Ecco, niente, è finito qui, vi saluto, aspettate, oh mamma mia, ciao, ci vediamo e vediamo come andrà a finire questa, anzi, ricordatevi che tutti questi pedoni, questi altri che io non ho citato naturalmente sono le caprette talebane, però tutti maggiorenni, e i fan, ecco. Allora, vediamo come finirà questa partita, è ancora tutta da giocare, e scacco matto al re avversario. Ciao, ciao, ciao.